Perché io dico poveri noi? Perché voi, il pubblico, ed altri 62 milioni, ascoltate me in questo istante, perché meno del 3% di voi altri legge libri, capito? Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste. Perché l'unica verità che conoscete è quella che ricevete alla TV, attualmente. C'è da noi un'intera generazione che non ha mai saputo niente che non fosse trasmesso alla TV. La TV è la loro Bibbia, la suprema rivelazione. La TV può creare o distruggere presidenti, papi, primi ministri. La TV è la più spaventosa, maledettissima forza di questo mondo senza Dio. E poveri noi se cadesse nelle mani degli uomini sbagliati. E quando una fra le più grandi corporazioni del mondo controlla la più efficiente macchina per una propaganda fasulla e vuota in questo mondo senza Dio, io non so quali altre cazzate verranno spacciate per verità qui. Quindi ascoltatemi, ascoltatemi! La televisione non è la verità. La televisione è un maledetto parco di divertimenti. La televisione è un circo, un carnevale, una troupe viaggiante di acrobati, cantastorie, ballerini, cantanti, giocolieri, fenomeni da baraccone, domatori di leone e giocatori di calcio. Quindi se volete la verità, andate da Dio. Andate dal vostro guru. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Sapete, da noi non potrete ottenere mai la verità. Noi commerciamo illusioni. Niente di tutto questo è vero. Ma voi tutti, ve ne state seduti là, giorno dopo giorno, notte dopo notte, di ogni età, razza, fede, conoscete soltanto noi. Già cominciate a credere alle illusioni che fabbrichiamo qui. Cominciate a credere che la TV è la realtà e che le vostre vite sono irreali. Voi fate tutto quello che la TV vi dice. Vi vestite come in TV, mangiate come in TV, tirate su bambini come in TV, persino pensate come in TV. Questa è pazzia di massa, siete tutti matti. In nome di Dio siete voi altri la realtà. Noi siamo le illusioni. Quindi spegnete i vostri televisori, spegneteli ora. Spegneteli immediatamente! Spegneteli, lasciateli spenti! Spegnete i televisori proprio a metà della frase che vi sto dicendo adesso! Spegneteli subito!